Soverato Istituto Marafarina e Club Soroptimist, un connubio vincente che dal 25 novembre, ma per tutto l'anno e per sempre, lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne. Presidente Mandari, è un piacere ritrovarla sempre in trincea. Eliminazione, è cambiato il nome questa volta, non è più semplice lotta ma si vuole eliminare la violenza di genere. Cosa avete organizzato? Allora, l'auspicio è quello proprio di eliminare la violenza di genere, quello che ci auguriamo non solo noi ma a livello internazionale, tant'è che da anni ormai il colore che contraddistingue questo periodo è l'arancione, un colore di speranza, un colore che ci invita ad essere sicuramente positivi e pensare che bisogna riuscire a raggiungere questo grande obiettivo. Quest'anno noi abbiamo iniziato il nostro Orange the World dal 25 novembre fino al 10 di dicembre, partendo sempre dalle scuole. Il nostro punto di forza sono loro, sono i ragazzi, perché bisogna parlare ai ragazzi, bisogna che si parli ai ragazzi in maniera chiara, schietta, dicendo le cose come stanno, vedendo anche quello che succede nelle cronache di ogni giorno. Noi dobbiamo essere rivolti sempre verso le loro problematiche e le loro necessità. E questa volta parlate attraverso l'arte. E che arte? Sicuramente utilizziamo tutti i linguaggi, come lei ha avuto modo di vedere in questo nostro, diciamo, ventennio, perché quest'anno, come sa, abbiamo festeggiato 20 anni. Ogni strumento, ogni tipo di linguaggio può essere finalizzato a mandare dei messaggi chiari, dei messaggi che siano ben anche recepiti dai nostri alunni, dalle studentesse e dagli studenti. E quest'anno, grazie anche alla sinergia che c'è all'interno del club, la nostra socia Mirarchi Gisella, che è la presidente in coming, ha proposto proprio una mostra di pittura di un autore che viene appunto dalla Lombardia, il maestro Carlo Golia. È una lotta culturale. Per ottenere dei risultati ci vogliono anni, per uccidere o far del male a una donna ci vuole un secondo. È proprio così, in effetti per uccidere una donna un attimo, basta un attimo di follia, di rabbia, invece per arrivare a un capovolgimento a livello proprio culturale, quindi stravolgere queste forme così radicate, no? Di possesso nei confronti di una persona da parte di un compagno, di un padre, di un marito, beh, in realtà stiamo impiegando troppo tempo, tantissimo tempo. E un'ultima battuta, Presidente, io vi seguo da tanto e vedo che ogni vostra manifestazione ha un posto lasciato vuoto, il posto occupato. Mi sembra che vi stanno seguendo in questa iniziativa anche associazioni, addirittura partiti politici. Sì, io ho letto infatti quello che è successo alla Camera giorni fa, o ieri proprio, da parte della Floridia, dell'onorevole. Beh, il posto occupato non ce lo siamo inventati noi, diciamo che è stato creato da una nostra amica siciliana, la provincia di Messina per essere precisi, e noi abbiamo aderito sin da subito, perché in realtà noi dobbiamo dare voce anche a quelle persone, a quelle donne che non ci sono più, proprio perché sono state uccise per mano di un marito, di un compagno, di un fratello, di un padre delle volte. Quindi anche questo per noi è un ulteriore impegno che abbiamo nei confronti delle donne. E l'Istituto Malafarina è un copyright di essere primi in ogni battaglia, in ogni iniziativa. Il dirigente scolastico Candelieri, noi lo chiamiamo preside per affetto, ci dice che la cultura serve ancora per sconfiggere la violenza e questa volta la vogliamo eliminare a livello internazionale. Assolutamente sì, l'Istituto Malafarina vuole essere in prima linea proprio per affrontare queste sfide che non possono essere assolutamente affrontate, né si può pensare di poterle vincere da sole. È necessario sempre di più innescare una sinergia forte e significativa con tutte le agenzie educative, con le realtà che gravitano nel territorio. Si parla di associazioni, di club, di enti che cooperano per il raggiungimento di fini importanti, quali quelli che la scuola vuole perseguire, e tra queste attenzioni particolari non può non esserci l'impegno
impegno quotidiano per l'eliminazione della violenza contro le donne. E nell'incontro che si è tenuto proprio nella giornata dedicata abbiamo voluto con forza ribadire che l'incontro vuole semplicemente essere uno dei tanti tasselli di un grande mosaico di impegno che deve vedere la scuola in prima linea, la scuola che deve essere in prima linea per un'azione di sensibilizzazione, di corretta informazione, di prevenzione insieme alle famiglie, agli studenti, perché il nostro impegno deve essere quello di evitare, come dice il presidente Mattarella, l'indignazione del momento, cioè la indignazione frammentaria, occasionale, che spesso accompagna, ahimè, i gesti di violenza che vengono compiuti e che potrebbe rischiare di chiudersi in una parentesi limitata. Invece noi abbiamo necessità di organizzare dei percorsi continui, di educare i nostri giovani al rispetto della parità di genere e l'Istituto Malafarina ha voluto appunto dedicare un'attenzione particolare nel curriculum di educazione civica che è stato approvato per l'anno corrente, rispondendo non soltanto a quelle che sono le nuove linee guida, ma soprattutto ribadendo quello che è uno dei valori costituzionalmente garantiti. Presidente, è stato detto che il patriarcato è stato sconfitto, io però non mi ricordo quando è successo, non me ne sono accorto. Purtroppo ci sono ancora delle resistenze che effettivamente sono legate anche a delle sottoculture che dobbiamo in tutti i modi cercare di superare e di sconfiggere attraverso appunto un'azione che va nella direzione di conoscere i veri problemi, offrire una corretta informazione e arrivare poi alla prevenzione. Io ritengo che tanti problemi si possono risolvere riannodando i fili con la cultura, educando le giovani generazioni a quello che è il rispetto e soprattutto a quelle che sono le parità di genere. Io sono sempre stato convinto che chi opera nel mondo dell'istruzione sia un eroe, ma alla luce di tanti fatti, anche allargando il discorso alla violenza che accadono tra i giovani in età scolare, posso dire che siete supereroi? Io invece preferirei dire che noi dobbiamo imparare a fare per bene il nostro dovere, svolgere nel migliore dei modi la nostra professione, il nostro compito a cui siamo chiamati in un tempo di emergenza educativa, laddove la scuola deve ritornare ad avere la propria autorevolezza all'interno della società e soprattutto porsi come presidio dello Stato in realtà laddove effettivamente è sempre più necessaria la propria azione. Ospite graditissimo del Sor Optimist di Soverato, il maestro Carlo Golia, una star internazionale nel campo dell'arte, potremmo dire, da Brescia. Come si fa a dire no alla violenza sulle donne attraverso l'arte? Attraverso l'arte si può dire di sì e si può dire di no a qualsiasi problema, qualsiasi situazione. Io ci sono arrivato lasciando, per così dire, o meglio ancora, aggiungendo a quella che era la mia linea di produzione tradizionale, cioè il paesaggio, ho aggiunto questa mostra. Ci ho lavorato 4 anni, dal 2008 al 2012. Questo l'ho fatto perché un giorno aspettavo nella stazione di Brescia un gallerista che doveva ritirare 2 quadri e davanti a me si è fermata una 500. Il guidatore è venuto fuori, ha fatto il giro, ha aperto lo sportello del passeggero e, prendendola per i capelli, ha tirato fuori una ragazza e le ha sferrato un pugno sulla faccia e nel cadere le ha continuato con un calcio, era proprio lì davanti a me. Io l'ho preso da dietro, però insomma le dimensioni del giovanotto erano tali per cui poco avrei potuto fare. Per mia fortuna c'erano 2 marocchini, 2 ragazzi che sono intervenuti e hanno, per così dire, risolto il problema. Poi sono intervenuti i carabinieri, portati via, eccetera. Io sono rimasto sconvolto dal viso di questa ragazza che non si riusciva più a vedere perché era completamente coperto dal sangue. E ho deciso di entrare appunto in questo problema attraverso la mia arte. E ho cominciato a dipingere delle opere
che avrei poi utilizzato in modalità didascalica per le scuole. Perché per le scuole? Perché per i giovani? Perché io spero di essere smentito poi nel tempo e dai fatti, però io ritengo che persone che 30, 40, 50 anni, 60, quello che è, che si macchino di un crimine di questo genere siano irrecuperabili. È inutile star lì a perdere tempo con queste persone. Queste persone vanno o curate, se è il caso, oppure comunque andrebbero rinchiuse da qualche parte e tenute lontano da chi potrebbe soffrire la loro presenza. E quindi io mi rivolgo ai giovani, avendo organizzato questa mostra proprio per i giovani, con delle appropriate didascalie che costituiscono la chiave di lettura di ogni quadro, e ogni quadro in pratica mette in evidenza una condizione della donna. Maestro, guardando le opere esposte qui alla Malafarina, lei ha creato suggestioni emotive anche un uomo della strada come me, che di arte ne capisce poco. Quanto è bello sapere che lei col pennello, con la sua arte, tocca il cuore della gente, anche della gente semplice. È il massimo della soddisfazione che si possa avere. Le spiego, quando io ho per la prima volta esposto a Brescia questa mostra, ho avuto una soddisfazione enorme. Intanto abbiamo avuto 800 visitatori giovani che venivano dalle scuole, ma il massimo della soddisfazione è stata costituita dal fatto che questi ragazzi di pomeriggio poi e di sera tornavano con i loro genitori, con gli amici, i parenti, e loro con la brochure nelle mani facevano da cicerone ai loro parenti, ai loro amici. Questa cosa non le nascondo che mi ha portato persino alla commozione. In quel momento ho capito che avevo trovato la chiave giusta per entrare in dialogo con i giovani. E con i giovani bisogna soltanto dialogare e nient'altro. Questo è il nostro compito di adulti.